Ciao. Bravi! Bravissimo! Bravissimo! Aspetta, ti faccio una moto? Aspetta! Eccoci, allora io farei prima di tutto un grandissimo applauso a questi ragazzi, l'avete visti? 100 chilometri del passatore, è stata un'esperienza indimenticabile. Questa sera la trasmissione sarà dedicata quasi esclusivamente a loro, a questi eroi. Allora, io comunque vi presento gli ospiti della serata come al solito. Allora, Gianfranco Gozzi, Super Marathon Club Italia. Buonasera Gianfranco, benvenuto. Grazie. Roberto Sbriccoli, Prologo Campi di Norcia. Buonasera. Buonasera, grazie. Antonio Di Marco, Mental Coach. Buonasera Antonio, bentornato. Buonasera. Da questa esperienza. Bentornato anche da questa esperienza Giuseppe Montone, Traumatologia dello Sport. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Luigi Spallacci, Standard System, lo sponsor di questa spedizione. Buonasera e naturalmente a Tommaso Colapietro. Buonasera. Poi parleremo e presenteremo anche tutti gli altri ragazzi. Allora, come avete visto, questa sera siamo in tanti, ma era una sfida per noi, per la Gatt Sport, soprattutto per questi ragazzi, quelli di riuscire a correre la 100 km del Passatore e soprattutto di riuscirci in gruppo. Ci sono riusciti, sono qui questa sera, naturalmente avremo anche delle foto, avremo delle testimonianze dirette, cercheremo di capire tante cose. Noi ringraziamo prima di tutto, io direi di fare un grosso applauso a Tommaso, perché un po' è stato l'anima di questa spedizione. È iniziata per gioco, erano in 2-3, poi sono diventati 4-5, alla fine più di 30 persone si sono messi in gioco, si sono messi a fare questa sfida e ci sono riusciti. Allora Tommaso, intanto a te la parola e complimenti innanzitutto, perché diciamo eri anche uno dei più grandi del gruppo. Uno dei più grandi come atleta. No, scherzavo. Allora io prima di tutto devo dire una cosa molto importante. Io dedico questa maratona e l'ho messo con tutti gli impegni a mia moglie, che purtroppo sta facendo un passatore molto più importante di questo che ho fatto io. Io l'ho portata a termine e sicuramente lo porterà anche lei. Bene, questo penso che sia un bellissimo pensiero, naturalmente una bella cosa, e naturalmente il passatore comunque fa riflettere, ecco, durante questa gara. Io volevo un attimino intanto ringraziare Luigi Spallacci, noi è la prima volta che lo vediamo qui, però avevamo avuto modo di ospitare il figlio, giusto? Il figlio Federico. Perché Luigi ha sposato questa spedizione, ha detto va bene, facciamo questa spedizione, la voglio sponsorizzare. Naturalmente è stata una spedizione un pochino particolare, ci sono state tante persone che hanno collaborato. Io ricordo intanto la Renault che ci ha messo a disposizione dei mezzi, il dottor Giuseppe Montone che ha partecipato alla spedizione, appunto. Scusami? Con i prodotti live. Certo, poi ne parleremo anche con i prodotti. Naturalmente ci sono stati anche degli accompagnatori. Ringraziamento anche a Antonio, che un pochino ha cercato di motivare il gruppo e soprattutto ha cercato di portare con sé il più alto numero possibile di persone, soprattutto di raccontando delle cose e soprattutto motivandoli, perché diciamo che in due parole fare 100 km diventa molto difficile, poi invece abbiamo visto che con un pochino di cervello, possiamo dirlo, esatto, si riesce. Poi naturalmente appunto parleremo di questa esperienza. Naturalmente domenica scorsa c'è stata anche un'altra manifestazione per noi molto molto importante, è la Maratonina delle Periferie. Noi tenevamo molto a questo evento perché questo evento è un evento fatto solo ed esclusivamente per fare della beneficenza, e fare della beneficenza per Antea. Antea è un'organizzazione molto particolare che si occupa di persone, possiamo dirlo tranquillamente, in fin di vita, persone che non stanno bene, persone quindi fatta di cure palliative, come suol dirsi, quindi aiutare queste persone a non soffrire negli ultimi giorni della vita. Naturalmente noi siamo riusciti in questo intento perché abbiamo fatto questa bellissima maratonina. Abbiamo avuto non tante persone che hanno partecipato, però per noi era l'anno zero, era quella di
di provare il percorso, di provare l'arrivo, di provare tante cose per poi farla diventare una gara vera. L'anno prossimo sicuramente sarà una gara molto più partecipata. Noi comunque, io direi di fare questo, di vederci subito questo filmato, così poi passiamo al passatore e parliamo appunto del passatore. Allora, maratona delle periferie di domenica scorsa. I crashed my
Quest'anno per noi è stato un pochino l'anno zero, nel senso che abbiamo provato un pochino il percorso, provato l'innovazione dei chip e tante altre cose. Naturalmente il nostro scopo però è quello di fare beneficenza. Diciamo che riusciamo in parte a fare questa cosa, perché purtroppo parecchie spese poi ce l'abbiamo per la gestione della gara, quindi vorremmo fare tanto di più. Ringrazio soprattutto questo splendido posto, il Centro Anziani, e niente, ci vediamo sicuramente l'anno prossimo e speriamo che siamo un pochino di più. Eccoci, beh, quello che dicevo prima, è mancata solo un pochino di gente in più, e l'anno prossimo sicuramente riusciremo a fare una gara un pochino più partecipata. Noi naturalmente, come disse anche delle immagini, delle foto, abbiamo comunque consegnato un assegno ad Antea, e naturalmente finiremo di dare i residui di quello che riusciamo a racimolare con gli sponsor, levando appunto le spese. Quindi l'anno prossimo sicuramente metteremo subito in calendario questa gara e cercheremo di far intervenire più gente possibile. Allora, chiudiamo il capitolo maratona delle periferie e torniamo appunto a queste gare, queste super marathon. Noi qui abbiamo questa sera, a proposito, insieme ai nostri amici che hanno corso la 101 del Passatore, Gianfranco Gozzi e Roberto Sbriccoli, che praticamente anche loro masticano di gare lunghe, di super marathon. Infatti raccontaci un pochino di come si fa a far parte di questa associazione, intanto, Gianfranco. Dunque, il primo scalino è quello di correre almeno 50 maratone. Cioè, dopo che hai corso... Quindi, naturalmente, questo è riferito un pochino a tutti voi, ecco, sentite un po' come si fa a far parte di questa... È il primo ostacolo, superare 50 maratone. 50 maratone. Per maratone intendiamo tutte le corse che abbiano un chilometraggio superiore a 42 km e 195 metri. Quindi il passatore potrebbe essere la prima pietra. Poi ovviamente farne altre, tutte comunque devono superare le 42 e 195. Ma compresi 42 o le 42 no? Tutte le 40, da 42 e 195 in su. Ok, quindi già, quindi penso che qualcuno di loro già... alcuni sassolini oggi, oggi sono di moda le sei ore sono diventate gare molto, molto diffuse, e quindi permettono di poter partecipare e di raggiungere il traguardo abbastanza facilmente, perché sono gare normalmente comode, nel senso che sono vicine a casa, si possono scegliere, diciamo così, quelle più comode, si percorrono e si corrono normalmente in circuiti che non superano mai 2 km, 2,5 km. Ovviamente sono corse molto controllate con i chip, e quindi contagiri, giudici, sono corse valide a tutti gli effetti. Non sono prese in considerazione dal club le gare non competitive, anche se hanno una lunga percorrenza. Quindi anche ci sono delle 100 km, soprattutto nella zona del Veneto, che sono gare non competitive, quelle non vengono considerate. Non vengono considerate semplicemente perché non ci sono controlli. Quindi la prima cosa che chiediamo, al di là dell'onestà dell'atleta, è che le gare siano regolarmente misurate e controllate. Normalmente vengono accettate tutte le gare che sono WISP, FIDAL, enti di promozione in genere, perché ce ne sono una quarantina di enti di promozione. Quindi, dopodiché, raggiunto il traguardo delle 50, si mandano la scheda, si va sul sito Club Super Marathon Italia, si va sul sito, si compila il modulo di iscrizione, si manda l'elenco delle maratone in ordine cronologico, possibilmente segnando almeno il tempo orientativo, se non è esatto, e per le maratone straniere, quelle poco conosciute, bisogna segnalare anche il sito dove poter controllare la classifica. C'è un controllo che viene fatto a campione, perché non è che uno mandi un elenco di 100 maratone e vengono controllate tutte. Questa è l'attività
per entrare a far parte del club. Il club nella sua completezza, diciamo così, organizza anche un certo numero di manifestazioni. Iniziamo i primi di giugno con la 4 giorni del Lago d'Orta, sono 4 maratone in 4 giorni. Quest'anno abbiamo inserito la manifestazione dei 4 giorni della Sibilla. 4 giorni della Sibilla è nata da uno spunto avuto dall'Associazione Ristoratori di Bologna, i quali hanno fatto parecchie manifestazioni a favore del proloco di Campi, ovviamente per raccogliere fondi, per aiutare il post-terremoto. Siamo venuti a conoscenza di quella che è l'iniziativa della Proloco di Campi, cioè Campi, paese completamente distrutto, a parte le bellezze, diciamo così, naturali, non ci sono delle grosse attrattive. Forse il Presidente potrà trovarne qualcuna, ma io non l'ho vista. Però hanno un progetto molto ambizioso, che è quello di creare un centro sportivo residenziale, quindi bungalow, possibilità per i gruppi sportivi di fare dei ritiri, eccetera. È un progetto estremamente ambizioso. Io ho un po' di anni che mastico maratone, mastico organizzazioni di maratone. Quindi mi è nato la voglia di dare una mano. Ho coinvolto il club, di cui faccio parte da parecchi anni, i quali hanno risposto positivamente e quindi l'hanno presa come propria iniziativa. Abbiamo inserito queste 2 maratone e 4 gare corte per chi non è in grado di correre la maratona. Quindi c'è un torneo con una classifica per le 4 gare brevi e poi c'è le 2 maratone che entrano a far parte del trofeo Verde Appennino. Cos'è il trofeo Verde Appennino? Il trofeo Verde Appennino è una gara di 3 gare, cioè le gare sono la maratona di Suviana, che è nell'Appennino bolognese, tra zona di Poretta Terme, chi la conosce, e praticamente si è svolta il 20 maggio quest'anno. Poi ci sono le 2 maratone, quella della Lenticchia e quella di Campi, che saranno a fine giugno e primi luglio. E poi il 30 settembre ci sarà la maratona di Montesole, che è una maratona commemorativa della strage di Marzabotto 1944. E questa sarà a Rioveggio, praticamente uscita autostrada Bologna-Firenze, insomma. Verde Appennino è nato per far conoscere l'Appennino, perché si parla delle Dolomiti, delle Alpi, si parla di tutto questo, che sono zone estremamente attrezzate. L'Appennino no, purtroppo l'Appennino non è attrezzato. Però sono molto belli i percorsi, sono stupendi. Quindi portare tanta gente a correre in Appennino, secondo me, facciamo un'opera, definiamola meritoria, per far conoscere l'Appennino. Anche se l'Appennino è un po' traditore, ogni tanto scossa, quindi... Bene, naturalmente... puntualizzeremo dopo anche altre cose. 2 parole anche dal presidente della Proloco, appunto, di Campi di Norcia, e naturalmente immaginiamo, dalle parole che diceva Gianfranco, di questa situazione un pochino irreale che si è creata dopo il terremoto, e quindi che cosa si sta facendo, ecco, innanzitutto in questi posti per... Beh, diciamo che noi sicuramente abbiamo cominciato la nostra maratona quando il terremoto ci ha cambiato la vita. È questo purtroppo che, diciamo, dobbiamo sottolineare, perché la normalità per noi non esiste più. Ci stiamo rimboccando le maniche per cercare di fare qualcosa di concreto, per far rinascere i nostri amati territori su cui noi puntiamo tanto. Perché, come diceva Gianfranco, dalle nostre parti... non ci sono le fabbriche, non ci sono le industrie, c'è la natura, bella o dannata che sia, ma è quella che è attrattiva di quei posti. E noi dobbiamo cercare di riportare sul territorio le persone grazie veramente al turismo, che è il volano principale dell'economia locale.
per noi è fondamentale, perché il turismo è il traino dell'economia locale. Noi come piccola comunità del comune di Norcia ci siamo subito rimboccati le maniche, abbiamo subito pensato a questa idea progettuale, Back to Camp, che vedete sulla mia maglia, che ricorda molto il logo di Ritorno al Futuro, Back to the Future, ma è la stessa identica cosa, perché Ritorno al Campo, Ritorno al Futuro si incastrano perfettamente. Noi dobbiamo cercare di ritornare al nostro futuro attraverso qualche progetto, qualche idea concreta, ed è questa che noi abbiamo studiato, questa idea di portare avanti questa idea progettuale volta a sviluppare questo villaggio turistico con accoglienza per i turisti attraverso bungalow, strutture di varia natura, centro sportivo. Lo stiamo affinando, lo stiamo sviluppando e stiamo cercando di portare avanti questa nostra idea, perché è attraverso le idee che si potrà rinascere, altrimenti sarà molto molto più dura. Questa maratona che abbiamo cominciato purtroppo dal sisma è sempre in salita, ma noi cerchiamo di aggrapparci a tutto veramente con le mani, le unghie, grazie alla tantissima solidarietà che ci è pervenuta veramente da tutta Italia, non solo. Io devo ringraziare Gianfranco qui presente, insieme a tutte le persone che si sono messe a disposizione veramente per aiutare chi è in difficoltà, perché è vero, purtroppo uno spera di non capitarci mai, ma quando ti rendi conto che ci sei dentro, ci sei immerso, ti rendi conto che c'è un'Italia vera e non solo, che ti aiuta veramente con il cuore. E noi possiamo dire che siamo stati fortunati, perché nella nostra disgrazia non abbiamo avuto morti, non ci sono stati feriti. In Umbria e Marche il sisma, per fortuna o per varie vicissitudini, non ha fatto vittime, e quello già vuol dire molto. Quindi significa veramente poter guardare avanti in maniera diversa. E poi devo ringraziare veramente questi atleti fantastici qui davanti, il signor Tommaso, che ha permesso veramente questa serata di divulgazione della nostra iniziativa, che è nata grazie veramente alla passione di gente come Gianfranco, che ha voluto sposare la nostra idea di rinascita attraverso iniziative. Perché ripeto, noi dobbiamo portare sul territorio la gente. Il turismo per noi è vita. Bene, naturalmente poi cercheremo di puntualizzare meglio queste iniziative. Io intanto direi di vederci i consigli per gli acquisti e poi torniamo qui in studio. Medal.
Da 30 anni, un'attività familiare di successo, gestita con passione ed attenzione. Sappiamo quanto sia importante fare la scelta giusta. I clienti per noi sono prima di tutto persone con desideri e speranze. Per questo che abbiamo tramandato di generazione in generazione rispetto di chi si affida a noi. Scegliamo solo mobili di alta qualità che durino nel tempo. Vi offriamo un'ampia scelta, garantita dalla nostra serietà. Allora vi aspetto. 2M, via Vito Giuseppe Galati 58, 00155 Roma, 06-406-72-78. Vieni ai Galactic Days e scoprire Noclio da 115 euro al mese, con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Eccoci, siamo rientrati in studio. Allora, è giunta l'ora di parlare di questa bellissima esperienza. Allora, abbiamo parlato con Tommaso, io farei dire due parole a Luigi Spallacci, perché ha sposato appieno questa iniziativa, ma soprattutto è stato un attore principale, perché anche lui è stato tra i veterani di questa gara. Intanto Luigi, reso conto di questa avventura? Una grande soddisfazione. La soddisfazione di aver partecipato insieme a questo gruppo, che siamo diventati tutti amici, e la preparazione che c'è stata dietro a questa attività. Siamo stati 6 mesi e che ci siamo preparati ogni fine settimana, abbiamo messo da parte le famiglie, il lavoro, abbiamo corso sempre insieme. Devo dire che è stata veramente una grande sfida. Io sono abituato alle sfide, anche nell'ambito del mio lavoro. Il mio lavoro è una sfida, per cui aver affrontato questa sfida con queste persone che sono diventati amici, per me è stata una grande soddisfazione. Uno dei motivi per cui ho voluto anche sponsorizzare, visto anche i rapporti con l'amico Tommaso, che ormai ci conosciamo da parecchi anni, insomma. Io ho creduto in questo progetto, la cosa ci ha entusiasmato e è stata veramente molto 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 bella. Lo chiederò anche, se riusciamo a dirlo a tutti, qual è stato il momento più bello e qual è stato il momento più brutto di questa esperienza? Il momento più bello sicuramente è stata la partenza, perché ancora non eravamo stanchi. Sicuramente superare il passo della Colla, i primi 48 chilometri. Quella è stata la prima grande soddisfazione. E poi, diciamo, essere seguiti, capire che l'organizzazione che era stata messa in piedi da questi signori, da Tommaso, da Antonio, da tutte le persone che io ricorderei a questo punto, Tommaso, se ci ricorda un pochino come era strutturata tutta la spedizione. Sì, no, io proprio è importantissimo ringraziare prima cosa i due fisioterapisti, Dario Mattacchioni e Paolo Perniciano, che sono stati giorno e notte dietro, pronti a massaggiare sempre tutti quanti, anche a me personalmente, il dottor Montone, quale che faceva la spola dietro avanti, poi Angelo Segala, Gianni Piergentili, che è il mio genero, Maria Vitiello, Alessandra Borghese, che praticamente ci hanno fatto un po' da veramente da angeli custodi, con le macchine, come arrivavamo, il cambio, tutto quanto, questo è stato molto importante. Bene, naturalmente, come dicevamo prima, è stato un percorso passato attraverso tanti allenamenti, ma attraverso tanti incontri. Io ho visto molto spesso
alcune volte mi sono fermato a sentire, alcune volte no, tanti incontri per, soprattutto per affrontare, per studiare, quindi diciamo che è stata metà tra gli allenamenti e lo studio della gara. Naturalmente una delle persone più importanti per questo è stato appunto Antonio Di Marco, che ha cercato di motivare soprattutto questo cammino. Allora Antonio, alla fine, tra quello che si è detto sulla carta e quello che poi si è visto invece dal vero, quali sono state le criticità e quali sono state le cose vere e quali le cose che non magari andavano cambiate? Ma guarda, io la metterei sotto due aspetti. Allora, intanto i numeri parlano chiaro. Io penso che nella vita i numeri ti danno sempre il risultato che tu puoi o accettare o non accettare. Noi abbiamo costituito un gruppo di 25 persone che hanno deciso di partire ed arrivare insieme, e ne sono arrivate 21, di cui due hanno avuto problemi al 50esimo e all'85esimo, e due che hanno subito qualcosa che noi abbiamo definito interferenza. Non hanno sopportato il carico mentale che era necessario e hanno finito la gara prima di noi. Quindi un numero di 21 atleti su 25 può dirsi una veramente... Io penso che il 50 più 1 già il risultato è raggiunto, con il 50 più 1... 21 su 25 secondo me è quello che noi abbiamo definito dall'inizio una grande impresa, considerando che in 46 edizioni del Passatore non solo nessuna società aveva mai portato 21 atleti all'arrivo insieme, ma io non credo che anche in altre gare a livello nazionale e internazionale una società possa fare altrettanto, se non è pianificato prima. E quando tu vorrai potremo capire insieme anche con i telespettatori come si è riusciti a fare benissimo, questo. Lo capiremo dopo. Io intanto, dottor Giuseppe Montone, allora, intanto controllare un pochino, ecco, fare un monitoraggio di quello che è successo e delle criticità che si sono verificate durante la questione a livello medico e traumatologico. Naturalmente poi sentiremo al telefono anche Dario e Paolo, perché magari hanno manualmente rimesso un po' in sesto questi ragazzi. Però ecco, a livello diciamo proprio medico, che cosa è successo e che cosa diciamo si rischia, ecco. Soprattutto parliamo perché sono sicuro che questo è stato un primo passo, ma l'anno prossimo sicuramente avremo un gruppo molto più ampio. E quindi che cosa rischiano questi ragazzi? Quando 6 mesi fa, per varie ragioni, abbiamo deciso di fare questa cosa, io ho accettato anche con Antonio di seguire questo gruppo sportivo, facendo un lavoro abbastanza complesso. La mia presenza nell'ambito delle giornate formative non è stata così assidua come quella di Antonio, ma i contatti erano frequenti, anche perché occupandomi di traumatologia dello sport e soprattutto di tecnologie innovative per ridurre al minimo i danni, perché nelle competizioni, gare così lunghe, i rischi possono essere tantissimi, possono andare dalle problematiche di natura sistemica alle problematiche di natura traumatica vera e propria, le famose storte, e utilizziamo un termine fra virgolette perché in gergo tecnico sono le distorsioni, le distrazioni muscolari, quindi le lesioni tendine, le infiammazioni muscolari, le lacerazioni del muscolo, quindi possono essere tantissime. Quindi a questo gruppo andava seguito fin dall'inizio e a questo gruppo andava ovviamente fornita tutta una serie di indicazioni di natura medica, di natura anche alimentare e soprattutto quali potevano essere i potenziali rischi. A tutto ciò in qualche modo ha sopperito Antonio. Io ho partecipato ad alcune riunioni, ho dato dei consigli importanti e poi, occupandomi di nanotecnologia, abbiamo avuto un gruppo di persone che hanno avuto modo di utilizzare questi dispositivi che voi potete in qualche modo vedere della LifeWave. Sono dei patch di cui abbiamo parlato in altre trasmissioni, che hanno permesso determinate condizioni fisiologiche e metaboliche al punto da ridurre al minimo i danni potenziali. Nonostante tutto, io devo dire che ho fatto un'esperienza bellissima, perché io sono un ex corridore, parliamo di maratonette,
piccole, parliamo di campestre ai tempi della scuola, parliamo dei 5.000 metri, quindi era una passione che avevo dentro. Ma seguire loro, io in qualità di sanitario della squadra, di medico, li ho seguiti nel vero senso della parola. Fra il primo e l'ultimo c'era sempre una connessione. Loro sapevano come andavano le gare, come andavano gli altri, come si muovevano, chi stava meglio, chi stava peggio, a che distanza stavano, quindi avevano un contatto continuo, ero il loro filo conduttore. Qualcuno di loro ha avuto delle problematiche che hanno, coloro i quali fanno questo tipo di sport. E per me, e soprattutto per qualcuno di loro, e in questo caso soprattutto Michele, è stata un'esperienza interessantissima sotto vari profili, ma vi lascio immaginare la scena su un tornante in montagna. Michele aveva una contrattura dei paravertebrali e faceva fatica, tanta fatica, e addirittura era stanco. Era mezzanotte e mezzo. Al buio. Abbiamo posizionato due patch sui lombi della schiena. Nell'immediato lui ha avvertito, poi sì. Michele ci dirà quello che ha percepito. Non ve lo dico io perché non voglio anticipare nulla. Poi Michele ci dirà la sua esperienza. Ecco, pregherei di passare il microfono a chi parla. Perché sì. Così io ho applicato questi patch. Il nome specifico è Ice Wave, vanno ad interagire con i meccanismi del dolore. Contestualmente ho applicato due patch, il nome specifico è Energy, che hanno permesso di bruciare i grassi e di migliorare in qualche modo la contrattilità muscolare, riducendo l'affaticamento del muscolo. E adesso io farei intervenire proprio lui per dirci quello che lui stesso ha percepito. Sì. Prego Michele. Mi ricollego a quello che ha detto il dottore, quindi praticamente a mezzanotte, poco più di mezzanotte, stavamo in un punto difficile, quindi diciamo a poco dalla colla, quindi dal passare la cima. Però lì comunque già da parecchi chilometri soffrivo, avevo crisi insomma sia muscolari e sia diciamo ai piedi. Le muscolari chiaramente ti fanno diciamo rallentare tutto. Sapevo che c'era il dottore perché comunque lo incrociavamo, proprio come ha detto lui, era il nostro tantam, il nostro messaggero che ci indicava sia il gruppo che stava avanti sia il gruppo che stava dietro, quindi il conforto c'era. E queste patch io le usavo già diciamo nel corso dei mesi, già le avevo utilizzate, però chiaramente in quelle condizioni forse c'era bisogno di una aggiunta a quello che già avevo utilizzato prima, e quindi chiaramente ho chiesto aiuto al medico e mi hanno dato comunque un aiuto, perché ho perso o comunque ho dimenticato quei dolori che avevo soprattutto nella schiena e sono rimasti quelli ai piedi, ma insomma poi la volontà e la forza di andare avanti ti porta, no, a compiere miracoli. Però ecco, il beneficio che ho ricevuto è stato tanto, non l'ho avuto solo quello, perché poi c'è stata un'altra tappa, credo al 60esimo, dove di nuovo abbiamo messo altre due patch in altri punti muscolari e con quelle poi siamo arrivati fino a quasi al traguardo, quindi comunque hanno funzionato per me, il beneficio l'ho ricevuto. Bene. Perché noi, concludo, noi abbiamo organizzato per un gruppo di sportivi, secondo criteri di scelta, che avesse fatto una costruzione per le risorse energetiche con l'uso di questi patch, e quindi poi l'utilizzo durante la gara. È un'esperienza da fare, ma va fatta con una serie di accortezze che penso questo gruppo così disomogeneo per età, per allenamento, per caratteristiche, perché non sono professionisti, io non so quanti di loro siano professionisti, sono tutte persone, ecco, ci hanno risposto loro, nessuno è un professionista delle gare. Quindi sono persone che hanno famiglia, persone che hanno il lavoro, quindi fanno gli allenamenti quando possono, sottraggono tempo alle famiglie, e aver fatto questa impresa, perché lo possiamo dire, è un'impresa vera e propria, perché io li ho seguiti dall'inizio alla fine e vi posso dire che
ho delle immagini dove si legge sul volto la forza di volontà, la scommessa con se stessi, il fatto di dire ce la devo fare. E qualcuno che non è riuscito a farlo è perché ha avuto dei seri problemi, per cui è stato in qualche modo obbligato a fermarsi, ma sono certo che dentro di sé è arrivato fino alla fine, insieme agli altri. Quindi è un'esperienza da fare e sono contento di questo gruppo. E chissà, il nostro presidente ci saremo. Il nostro presidente dice ci saremo. Normalmente io... di solito appena si finisce la gara si dice non la farò mai. Basta. Più nei primi 2-3 giorni, poi dopo una settimana ci si pensa, ma neanche una settimana. Invece io anche una settimana non so esprimerlo, perché ho il ricordo dei vostri visi. Voi non mi crederete, io ho il ricordo dei vostri visi, anche al buio, perché poi c'erano i fari della macchina e quindi io comunque vedevo l'immagine del viso, e poi ho visto la fine, cioè quando siete arrivati al traguardo, che erano completamente diversi. Eravate stanchi, stremati, e come faccio a descrivervi? Eravate privi di energia, non lo so, ma allo stesso tempo quello che emanavate era un'altra cosa, era una forza incredibile. Mi avete dato un qualche cosa che penso di non aver mai provato dal punto di vista sportivo, perché io vivo nel mondo dello sport da tantissimi anni, prima da atleta, adesso da medico, ho seguito squadre di calcio, ho fatto l'allenatore di pallavolo, quindi diciamo nel mondo dello sport ci sono sempre stato. Però quello che ho vissuto alla Maratona del Passatore vi posso assicurare che è un qualche cosa che rimane dentro. Poi ne parliamo, Angelo, poi ne parliamo. Allora, dici due cose che poi abbiamo... No, difatti quando passava lei con la macchina riconoscevamo il rumore della macchina, anche al buio, con Michele, con Fabrizio e con tutti. Dico, arriva poi il nome delle volte, la stanchezza, arriva il dottore e c'era un attimo di sollievo di... Sì, ma proprio ragazzi, forza. La cosa. No, ma è vero quello che dice. Che sì, però sì, dovresti parlare con il microfono, altrimenti i nostri. È vero quello che dice lui, che cambia il volto, che il percorso ti fa proprio, no, ti trasforma un po'. Perché comunque io, oltre al dottore, che ci stanno i due massaggiatori, anche loro, di cui molti di noi hanno utilizzato, se non in pochi, però comunque li abbiamo utilizzati. E che comunque un massaggio fatto in un determinato punto di quella corsa è, secondo me, fondamentale. Bene, allora, seconda tranche dei consigli per gli acquisti e poi torniamo qui in studio. Venite a trovarci a Sasartiglia. Abbiamo specialità sarde e il famoso maialino sardo. Pesce fresco tutti i giorni, a prezzi competitivi. Veniteci a trovare, troverete cordialità e simpatia da parte del personale. Siamo in Viale di Reno 64 e gradite la prenotazione. Dove io posso bere alla venuta. Basile Assicurazioni, rivolgiti a noi per i tuoi problemi assicurativi e troveremo insieme le soluzioni migliori. Auto, moto, nautica, vita, casa, salute, un panorama completo di soluzioni del gruppo Unipolsai. Basile Assicurazioni, la professionalità al vostro servizio. Il Centro Fisioterapia Roma è specializzato nelle più avanzate tecniche di recupero. Analizziamo la mobilità delle tue strutture ossee e articolari. Individuiamo la causa del problema con tecniche e macchinari avanzati. Permettiamo di riprendere le normali attività senza l'utilizzo di dannosi farmaci. La struttura vanta tra i migliori specialisti che, con le opportune tecniche, garantiscono sensibili miglioramenti in tempi ridotti.
Tra i vari trattamenti che è possibile effettuare presso la nostra struttura, TECAR terapia, laser YAG, rieducazione motoria, ginnastica posturale, PancaFit, massoterapia sportiva, riabilitazione sportiva, noleggio delle apparecchiature, onde d'urto, BEMER. Centro Fisioterapia Roma, affidabilità e professionalità. Vi aspettiamo! Progetur Viaggi nasce nel 1992. In tutti questi anni ci siamo distinti per la nostra esperienza e serietà. E grazie alla nostra professionalità, Progetur Viaggi ha ottenuto riconoscimenti dai migliori tour operator nazionali. Offriamo al pubblico servizi di biglietteria ferroviaria, aerea e marittima, viaggi individuali e di gruppo, tour organizzati e viaggi di nozze. Il nostro team è a completa disposizione per rispondere alle tue domande e aiutarti a scegliere la soluzione più idonea. Vi attendiamo nelle nostre due sedi a Roma. Visita il nostro sito www.progetturviaggi.com. Vieni ai Galactic Days e scopri Renault Clio da 115 euro al mese, con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Eccoci, siamo rientrati in studio e abbiamo una telefonata, mi dicono dalla regia. Allora, chi c'è al telefono? Dario? Buonasera, buonasera a tutti, Dario. Ciao Dario, buonasera. Buonasera. Noi naturalmente siamo qui tutti insieme, hanno tutti parlato male di te. Immaginavo. Scherzavo, diciamo che quasi tutti hanno, no, tutti hanno soffrito delle tue mani, Dario. Allora, raccontaci in due parole questa tua esperienza. Guarda, intanto è stata un'esperienza bellissima, abbiamo fatto io e Paolo. E avendola vissuta dall'esterno abbiamo un po', diciamo, sentito e percepito le emozioni di tutte, che poi erano anche le nostre, perché per la prima volta, dopo che per tutto questo tempo uno gareggia, trovarsi in una manifestazione così da non protagonista fa sempre un certo effetto. La soddisfazione grande è aver portato tutti, quasi tutti, ecco, tranne per due atleti che ci dispiace tantissimo che non sono arrivati al traguardo, però tutti gli altri è stata un'emozione grandissima. Abbiamo gioito con tutti quanti, abbiamo vissuto le crisi insieme, abbiamo capito quali erano i momenti più difficili, poi insomma guidati da Tonino, da un presidente, ma poi da tutti i ragazzi, veramente hanno fatto la forza l'uno con l'altro. È stata un'esperienza bellissima, veramente bella, intensa. Beh, naturalmente noi dobbiamo ringraziare invece voi, Centro Fisioterapia Roma, che ha messo a disposizione la propria competenza per aiutare questi ragazzi. La differenza che c'è tra un atleta che corre il passatore in autonomia e un gruppo organizzato così, penso che poi alla fine i risultati si sono visti. Sì, sicuramente sicuramente questa gara è stata preparata benissimo da parte di tutti. Noi abbiamo dato il nostro contributo, perché chiaramente i momenti di crisi ci sono stati, poi molti atleti, credo che sia stata una delle prime volte che partecipavano alla 100, e la 100, se non la prepari bene, non ti perdona su tanti punti di vista, sia fisici che mentali. Va ricordato che è una gara che è partita a 33 gradi, ha avuto un'escursione termica verso le 3, le 4 di mattina, siamo passati a 7-8 gradi, anche quello è da considerare. Il percorso è veramente duro, noi che l'abbiamo fatto con la macchina più volte abbiamo percepito proprio una bella sofferenza da parte di tutti gli atleti. Basta vedere anche il primo arrivato, che normalmente è Giorgio Calcaterra, ci ha messo quasi un'ora in più rispetto al suo normale tempo che fa durante queste gare. Quindi immaginiamo pure gli altri atleti quanto hanno sofferto di questo, però veramente stando dall'esterno è stata un'esperienza bellissima, che dal punto di vista umano e professionale ci ha lasciato tantissimo. Da ripetere, Dario, da ripetere quello. L'anno prossimo. Guarda, sì, sicuramente noi siamo sempre a disposizione. Devo dire che io e Paolo abbiamo dato tutto quello che potevamo, alla fine della 100 eravamo stanchi come loro. Uguale, stessa sensazione sia nel fisico che nel Dario, corpo. Dario, sì. Ma non è che ti innamori invece di correre questa gara e invece dobbiamo cercare un altro fisioterapista?
Guarda, vediamo, nel senso che una piccola parte sicuramente l'accesa questo entusiasmo, però devo dire è come se l'avessi tagliato il traguardo tutte le volte che arrivavano loro, quindi una parte la sento anch'io, cioè come se la medaglia l'avessi presa io e Paolo ugualmente, perché la soddisfazione grande è anche questa, quando fai questo lavoro è vedere proprio la gioia delle persone che segui, ci metti l'amore, e poi ecco, domenica mattina è stato proprio contraccambiato questa gioia grande e questa disposizione che noi abbiamo dato, sicuramente è stato bello. Allora, grazie Dario, noi ti aspettiamo naturalmente qui in studio per continuare a parlare di... Stanno festeggiando i compleanni della moglie di Paolo e di Dario. Auguroni Dario. Buonasera. E anche a Paolo. Un abbraccio. Dicevo, ti aspettiamo qui in studio appunto per affrontare nuovi argomenti per quanto riguarda appunto la corsa e le vostre cure. Grazie Dario e grazie al Centro Fisioterapia Roma. Grazie a voi, buonasera. 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 Allora, io direi adesso di andare a conoscere uno per uno questi ragazzi, magari nome e cognome, una impressione però molto molto veloce. Allora. Sì, Flavio Carbone, un'impressione eccezionale, una esperienza meravigliosa e a me ha affascinato l'essere un gruppo, il lavoro dei team che abbiamo fatto insieme ci ha portato dopo tanto tempo a raggiungere un obiettivo condiviso. Ecco, questa è forse l'esperienza più bella che ho vissuto in tanti anni di competizioni sportive. Sì, buonasera, Roberto Sabaducci. Sì, le stesse cose, l'emozione più grande all'arrivo quando tutte le persone che erano lì presenti di appunto Faenza ci hanno applaudito, un grande applauso che ci ha accompagnato fino al traguardo. È stata veramente un'emozione in tutte quelle gare che ho fatto, mai così tanta gente ha applaudito un gruppo così numeroso. Grazie a tutti. Buonasera, Gianluca Salandra, e più o meno le stesse cose che sempre hanno detto. Tutti alla prima esperienza? La prima. Buonasera, Giuseppe Di Giulio. Sì, una grande emozione sicuramente, e quello che mi ha colpito anche a me è stato il calore delle persone che ci hanno accolto lungo la strada, soprattutto a Faenza, insomma è stato veramente emozionante quello. Mi ha emozionato anche vedere l'alba a un certo punto, anche perché lì a quel punto mi sono anche riscaldato perché la notte era veramente fredda e mi ha dato quella grinta insomma che mi serviva. Buonasera, Dario Covino. La bellezza di questa gara è stato di farla in gruppo, con un gruppo di amici, e soprattutto al momento di aver tagliato il traguardo, che ho rischiato per 60 metri tra l'altro di non farcela, e l'aver dimenticato tutta la fatica che ho fatto e il calore della gente. Grazie, buonasera a tutti. Sono Héctor Sarango, vengo dell'Ecuador. Primamente voglio ringraziare alla direttiva, al signor Presidente Tommaso, che ha fatto questa organizzazione per portare avanti a tutti il nostro gruppo, a questa famiglia sportiva, della quale mi sento tan contento per questa gran la participazione che ha fatto insieme a lei, Tommaso in special. Veramente la emozione che sento al momento è grande e voglio arrivare hasta il mio paese, a Ecuador, con questo saluto cordiale per tutta la gente che mi sta a guardare e grazie a tutti. Devo essere un pochino più veloci perché siamo in... Buonasera, io sono Massimiliano Magno e io sono uno di quei pochi che già l'aveva corsa, e devo dire che correrla insieme al gruppo e metterci un tempo superiore è stata, da un certo punto di vista, una grande fatica che però è stata ripagata completamente. E volevo fare solo un complimento particolare a Fausto, che 500 metri prima dell'arrivo è scoppiato in lacrime per la felicità e mi ha riempito il cuore di gioia questo. Buonasera a tutti, Simona Bruno.
Allora, l'impressione è la stessa di tutti quanti gli altri, però io ho un'immagine, i volti di tutti quanti voi, le battute, le sofferenze, i sorrisi, di notte, di giorno, sotto il sole, nel freddo del mattino, e quindi ringrazio tutti perché mi avete dato da tanta forza. Buonasera Gabriele Umberto, sono stato contento di farla tutti insieme e sono stato anche contento di farla dalla prima, dall'inizio alla fine con Tommaso Colapietro. Sono stato proprio molto contento. Grazie. Buonasera, io sono Angelo Segra. Io il passatore non l'ho corso, però ero nell'organizzazione, nella logistica. Devo dire che è stata una bellissima esperienza anche per me e anche per chi mi seguiva. È stata una cosa che cercherò di ripetere l'anno prossimo e cercherò di fare meglio. Angelo Fallongo, hanno detto tutto loro, le cose belle ne hanno dette loro. Sono pronto per il prossimo anno, basta. Tanta sofferenza, la voglio soffrire anche il prossimo anno. Buonasera a tutti, con piacere. Buonasera a tutti, io sono Alessandra Borghese, ho fatto parte del gruppo di supporto e logistica con gli altri, corro con la Gatto Sport da non troppo, i miei massimi sono stati 20 km, ma ho visto il cambiamento, il coraggio, ho visto le espressioni, le emozioni, è stata dura per tanti, per altri meno, probabilmente il prossimo anno ci provo. E vi ringrazio per la manifestazione di affetto che mi avete dato, anche se mi sentivo così piccola, in quanto chi ha sofferto davvero siete stati voi. Grazie. Buonasera, Antonella Di Cristoforo, devo dire che questa è stata la mia prima 100, ma un'esperienza stupenda in cui non ho conosciuto delle persone ma degli amici. Buonasera, sono Gisella Alarcón Carrera, sono peruviana e per me, oltre a tutta l'emozione che ho vissuto, è stato maggiore perché sono stata praticamente adottata da voi e mi sento, è stata una corsa emozionante. L'ho vissuta 100% bene e da rifare sicuramente. Grazie. Buonasera a tutti, sono Fausto Tolli, sono ancora emozionato dal quando siamo partiti fino all'arrivo e ancora mi tremano le gambe. Grazie a tutti. Sono troppo emozionato. L'ha detto prima Massimiliano, passo la parola a Michele. Michele Bolgia, io già ero intervenuto prima, comunque volevo per prima cosa ringraziare i miei compagni di dolore e di avventura che sono Roberto, Fausto e Fabrizio che oggi non è presente, e poi ribadire il concetto che ha detto Luigi prima, che è nata un'amicizia tra il gruppo. Ciao. Buonasera Novelli Roberto, prima esperienza da ripetere eccezionale, un grazie a tutti. Allora Antonio, andiamo a concludere un po' la serata parlando un pochino dell'aspetto più diciamo tecnico di questa esposizione, soprattutto del lavoro che c'è stato dietro, e dobbiamo parlare del lavoro che ci sarà, perché diciamo finita un passatore si comincia a programmare un prossimo. Ma guarda, io credo che nelle parole di ognuno degli atleti che sono appena uscite c'è diciamo il succo di tutto quello che è il lavoro che è stato fatto. Nessuno ha nominato il tipo di allenamento che ha fatto, ma hanno nominato molti di loro il fatto di essere diventati amici o di aver trovato degli amici. Quindi questo ci fa capire l'importanza delle ultramaratone, che non è quello di allenarsi in un modo specifico, ma che è quello di allenare la mente ad amare quello che si fa. E quindi il fatto di amare le persone con cui tu collabori, con cui tu ti sei impegnato e responsabilizzato su quella cosa, ti permette di avere più energie che da singolo. Naturalmente noi Antonio affronteremo, perché diciamo questo è stato un po' un esperimento per questo tipo di manifestazione, ma noi abbiamo un progetto che è quello del mental coach e di tanti altri progetti come quello del dottore, che magari sicuramente inviteremo qui di nuovo, come magari con i fisioterapisti, quindi cercheremo di aiutare e soprattutto a dare le informazioni al nostro pubblico pur di raggiungere lo scopo, che è quello poi di arrivare a fine di una gara. Allora, due parole ai nostri amici che l'abbiamo un pochino trascurata, ahimè, però naturalmente questa sera come vedete avevamo tantissimi ospiti. Allora cerchiamo di ribadire un pochino il concetto sia dell'ultima maratona sia appunto di questa bellissima manifestazione, dove invitiamo qualcuno di questi
splendidi ragazzi ad intervenire. Ma io ho vissuto tutto quello che hanno detto, perché io ne ho fatte qualcuna in più di 100 maratone. Il passatore è una gara particolare, le altre non sono così. Il passatore ha un suo fascino, e questo fascino deriva dalle battute toscane e dal cuore romagnolo. Questo è un po' il discorso, questo è. E visto che avete fatto la 100 km, vi aspettiamo sabato 30 e il 1 luglio a fare le due maratone, perché il primo passo dopo una 100 è quella di fare una maratona tutti i giorni. Poi, se siete allenati bene, dal 3 agosto al 16 agosto ce ne sono 10. Bene, quindi con 2-3 anni siete tutti invitati a far parte del club. Allora, due parole su Norcia, ricordiamo appunto di questa bellissima iniziativa. Sì, grazie veramente, ho condiviso con tantissimo piacere questa vostra esperienza. Vi invitiamo, venite in centro Italia, nelle zone colpite dal sisma, perché abbiamo bisogno di voi che correte e ci aiutate a correre. Quindi grazie ragazzi di cuore, vi aspettiamo. Allora, io farei un bel applauso a tutti noi e ci vediamo giovedì prossimo. Naturalmente vi ricordo, per dovere di correttezza, che noi abbiamo registrato questa puntata ieri sera, perché questa sera anche noi saremo al Golden Gala insieme ai nostri amici sportivi. Arrivederci a tutti, buona serata.